Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Livorno e il suo porto, di Alessandro Brunetti. 13ª puntata. La diga alla Vegliaia dà origine a molte polemiche. Il suo scopo è assicurare la tranquillità dai venti da sud e sud-est a sud-sud-ovest, ma secondo il parere espresso il 12 maggio 1882 da ben 40 uomini di mare, non assolve il suo compito. La si costruisce comunque dal 1887 al 1993 e si slancia in mare aperto partendo dall'omonimo scoglio per 480 metri. Il 3 gennaio 1906, su iniziativa del deputato Salvatore Orlando, è convocata una riunione di esponenti del comune di Livorno, di spedizionieri e di uomini di mare, per esaminare la situazione dei traffici livornesi. Dopo un'esposizione sintetica delle condizioni di Livorno in rapporto ai traffici ferroviari e alla navigazione interna, esaminato lo sviluppo delle industrie locali, si afferma la necessità di mettere il porto in condizioni di servire al sicuro ed economico approdo dei vapori di linea, anche di grandi dimensioni. Si forma così un comitato cittadino, sempre a cura di Orlando. Nel marzo 1906, la pubblicazione Il porto di Livorno qual è e quale dovrebbe essere espone lo stato deplorevole in cui versa il porto, nonostante i grandiosi lavori effettuati. Le banchine accostabili da piroscafi di un certo tonnellaggio sono scarsissime e si riducono all'estremità della diga rettilinea perché il bacino del Mandraccio è usato dai soli velieri a causa del basso fondo e dei moletti di protezione che ostacolano le manovre. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.